Ciao, ciao a tutti ragazzi, buonasera, buonasera, mettiamoci la cinta. Avevo già fatto il video, solamente che c'avevo l'aria condizionata a tutto fuoco e niente, praticamente è venuto, sembra di essere in aereo, ma diavola. Allora, niente, allora prima di iniziare il video mi raccomando, seguite la mia pagina. Attivate la campanella per tutte le novità. Andate a seguire su Facebook la pagina e il gruppo Fiorentina. Sempre su Facebook andate a seguire il Corner Viola, la pagina del il Corner Viola, grandissimi Flavio e Luca. Non su Facebook, ma su YouTube. Andate a seguire Luca Lunghini del il Corner Viola, dove ci sarà splendide trasmissioni con tanti ospiti speciali. Poi ogni tanto ci sarò anch'io, certamente. E niente, parliamo della partita che io non ho visto il primo tempo, perché comunque ero in negozio a lavorare. Ho visto il secondo tempo. Sterile? La parola giusta? Io credo sì, credo che sia la parola più giusta, sterile. Hanno provato certamente i giovani, Bianco, Zurkowski, Terzic, che comunque a me Bianco piace da 2 anni, perché comunque lo seguo da 2 anni, Bianco a me piace come giocatore. E sicuramente farà bene, crescerà. Io spero che cresca nella Fiorentina. Io spero che anche i giovani vengano valorizzati nella Fiorentina già da giovani, per una crescita, per diventare grandi, insomma. Zurkowski a me piace, perché comunque anche l'anno scorso a Empoli mi è piaciuto molto. Terzic può tranquillamente prendere il posto di Biraghi senza nessuna problematica. E poi comunque la partita, come dicevo, è stata veramente sterile. Si è ravvivata un po' quando ci sono stati i cambi. Sottil, che lo vedo bene quest'anno. Sottil veramente in grande crescita. Gonzales bene. Non mi è piaciuto assolutamente, almeno nel secondo tempo, Iconé. Poi il primo tempo, come vi dicevo, non l'ho visto. Anzi, scrivete sotto ai commenti come avete visto il primo tempo, se abbiamo fatto qualcosa o è stato veramente come il secondo tempo, diciamo, che praticamente nullo. Sono amichevoli, va bene, però stiamo arrivando che il 14 c'è da entrare in campo e giocare con la Cremonese, e con la Cremonese bisogna vincerla la partita. Sì, che è bene che l'allenatore faccia le sue scelte, le scelte giuste, perché bisogna vincere, bisogna cominciare a vincere subito. Poi abbiamo subito gli impegni di Conference League. E bisognerà essere al massimo su tutti i fronti, perché comunque ogni tifoso vuole che comunque la propria squadra sia forte su ogni competizione. Vabbè, io ragazzi, che vi devo dire, io vi auguro una bellissima serata e ci vediamo al prossimo video. Un salutone da Leonardo.